Intel Arc novità assoluta. Pochi giorni fa c'è stata la presentazione di Intel dei nuovi notebook veramente belli e interessanti, ragazzi. Se siete interessati a un portatilino, tenetelo d'occhio perché veramente belli. Novità più allettante è l'XSS. Nuova tecnologia sviluppata da Intel che era già uscita qualche anno fa. Era già uscita qualche informazione, poi era rimasta un po' lì in disparte. Ora ritirata fuori con le nuove schede che dovranno uscire. XSS che consiste in un super campionamento, quindi come potete notare da qui, da questa immagine, la qualità migliora nettamente, l'immagine e tutto il gioco è molto più definito, soprattutto i dettagli non primari, quindi magari le cose che stanno intorno vengono potenziate da questa intelligenza artificiale che gestisce le informazioni grafiche e quindi permette di avere una grafica complessivamente molto molto più di qualità. Naturalmente poi tutto questo è da verificare effettivamente come se porta in game provando una scheda tra l'altro lo troviamo già implementato in molti giochi fra cui Death Stranding, Hitman e tantissimi altri stanno ancora lavorando per implementarlo in tantissimi altri giochi qui fa vedere come cambia tra l'altro in 4k quindi insomma è anche un po' più comodo 1080p. Come vedete qui, come cambia, cioè raddoppia la qualità veramente complessiva. Cosa and the magnifica side. perché veramente, la upscaling, che è veramente una differenza che tanta roba. Se effettivamente va così come ho detto naturalmente il tutto da vedere. In più insieme all'uscita delle schede uscirà anche il programma Interac Control che vi permetterà di tenere sempre super aggiornati i vostri driver. Avrete anche una libreria di giochi, controllo delle performance anche in tempo reale e cosa molto importante la modellazione. Studio che vi permetterà di fare streaming direttamente dall'applicazione Intel Control, quindi farete direttamente streaming da Qui, senza bisogno di programmi secondari, quali tipo OBS o quant'altro. Cosa molto interessante. Programmino, anche questo da tenere un po' sott'occhio. Questo qui che vi mostro sono dei leak che sono usciti. Queste sono le ipotetiche schede che dovrebbero uscire. Partiamo dalla fascia più bassa, che dovrebbero essere rispettivamente la ARC A380 e la A580. La 580 vedete i punti interrogativi, perché ancora non abbiamo dei. Dati abbastanza certi o almeno non sono usciti dei leak su questa scheda, mentre sappiamo che la A380 dovrebbe uscire con 128 unità di esecuzione 1024 core 6 giga GGDR6. Un bus della memoria che va dai 96 ai 128 bit con un consumo di 75 Questa e la A580 sono le uniche due schede che i prezzi ancora non sappiamo niente. E fra l'altro, queste due sono le prime due schede che dovrebbero essere anche le schede entry level di questa serie passiamo invece alla a 750 che dovrebbe essere la scheda di fascia media quindi quella di mezzo che rispettivamente ha 380 unità di esecuzione 3072 core 12 giga ggdr6 192 bit di boost della memoria e un consumo che si aggira tra i 150 e i 200 watt qui iniziamo già a tirare un po' due o tre prezzi si dovrebbe aggirare tra i 200 e 250 dollari, questi sono i prezzi. Poi MSRP: quindi da considerare proprio poco perché praticamente i prezzi di uscita ormai non sono mai quelli. E sempre di più, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo. Ora bisogna vedere effettivamente all'uscita come andranno a posizionarsi. Arriviamo all'ultima top di gamma che dovrebbe essere di questa serie: la A780. Con 512 unità di esecuzione, 4096 core, 16 giga, GGDR. 256 bit di bus della memoria con un consumo che va a toccare i 225 watt questa qui dovrebbe essere la top di gamma che sulla carta dovrebbe stare dietro praticamente a una 3070 3070 ti questo però naturalmente sulla carta come ho già detto e ripetuto dobbiamo vedere effettivamente con i veri test di benchmark come si comporta comunque il tutto dovrebbe uscire all'incirca sui 5 All'inizio dicevano 400, però i prezzi sono un po' più aggirati verso i 4,99 quindi 500 dollari. Comunque, prezzo molto competitivo e potrebbe effettivamente piazzarsi il tutto: sia la top di gamma, ma anche le altre schede. Potrebbe piazzarsi una fascia di mercato che è quella medio-bassa. Che, è fra l'altro, momento quella che interessa di più al mercato. E fra l'altro, il mercato è un po' più carente. Quindi, queste qui in generale erano le schede, o almeno dei leak delle schede che dovrebbero uscire, poi il tutto naturalmente è da vedere e da verificare, comunque io sono iper mega ipermegazzato, Intel già ha tirato su un bel po' di hype in generale, veramente veramente figo, vediamo nei prossimi mesi cosa uscirà fuori, perché poi spero che ci sarà il prima possibile una presentazione di queste schede, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, noi ci vediamo alla prossima e ciao ciao!